Hello everybody, sono Noemi e oggi siamo in un nuovo vlog. È un parco divertimenti chiamato Rainbow Magic Land che si trova a Valmontone in provincia di Roma. Questo è l'angolo panoramico. Lì c'è la Main Street, dove ci sono negozi, e prima c'era una horror house chiamata Demonia. Poi lì ci sono le rapide, un long flume carinissimo in cui ci si bagna poco, ma comunque serve ad rinfrescarsi. Qui c'è il pupillo di Rainbow Magic Land Shock, una steam machine, che è una launch coaster. Praticamente vai da 2 secondi da 0 a 100 km orari, che è non soltanto un'inversione alla fine. Per il resto comunque è consigliatissima per chi vuole provare il brivido, comunque, di andare a 100 km orari in 2 secondi. Poi lì giù c'è Mystica, che è una drop tower alta 75 metri. Con le wavers vi farò vedere com'è bene il parco. Questa è l'entrata di Shock e poi lì c'è un negozio dove si può acquistare, insomma, le foto che si è fatti su Shock, e ci sono anche dei giochi a pagamento. Adesso stiamo andando verso il Dune, che è una montagna russa piccolissima adatta ai più piccoli, però comunque è carina anche da provare per noi. Questo invece è il teatro dei piccoli, sempre situato vicino al Dune, e quest'anno ci sarà Gamelot, che è uno spettacolo carinissimo e fa molto ridere. Qui c'è appunto il Dune e qui invece c'è la casa delle Winx, che è adatta soltanto ai piccoli, insomma, perché però è molto fresco all'interno. E la cosa bella, diciamo, è che i trenini sono posti, cioè si reggono dall'alto, non si reggono dal basso come la montagna russa. E invece lì c'è la casa di Udini, e ti faranno entrare dentro a questa casa e poi si ha l'impressione che le pareti girano. Un'esperienza fighissima. Siamo all'apertura dell'aria tonga e c'è anche uno spettacolo laggiù al gorilla. Ci stiamo aspettando che apra. Questa era prima l'aria dei bambini, adesso ci stiamo sbrigando, così arriviamo prima alla nuova attrazione, che è Nui Lua. Ecco, come vedete c'è un spettacolo, credo sia per l'inizio dell'attrazione. C'è sempre. Allora, se venite proprio all'apertura dell'aria tonga, vi toccherà seguire dei ragazzi e degli animatori, saranno indigeni. Ovviamente faranno tipo un'attività con una danza, e quindi alle 11 se venite alla tonga è così. Si chiama Nui Lua, è aperto proprio quest'anno. Adesso l'attrazione è chiusa, quindi se tornerò più tardi farò vedere come funziona. Comunque c'è il vulcano che ogni tanto spara fumo. Ovviamente questo vale per tutte le attrazioni, non farò video all'interno, sia per il rispetto di Rainbow che comunque per il fatto che mi possa cadere la telecamera e fare cose del genere. Che poi non so se notate, ma la qualità vi risulterà un po' migliore, spero, perché ho cambiato telefono, quindi questo è molto più pixel di quell'altro. Cercherò proprio di portare un'altra volta un nuovo inizio del canale. Allora, qui c'è l'entrata delle rapide e l'uscita. Le rapide, come dicevo prima, praticamente sono della specie di gommoncini che, diciamo, ci sono cascate a destra e a sinistra, insomma, di bagni. È molto carino, comunque. Qui c'è lo Yucatan, che è aperto da poco, quindi, cioè, nel senso, aperto da poco perché mi pare che è aperto alle 11, tipo. E quindi adesso è abbastanza pieno, che sarebbe un long flume con due discese e praticamente ti bagni parecchio. Qui c'è l'Antic 5D, che praticamente è, diciamo, un laser game proprio ambientato sul cartone Antic, e è molto carino, insomma, con i vagoncini, ovviamente gli occhialini 3D, e è abbastanza carino comunque sia per i piccoli che per i grandi. Poi qui c'è l'olandese volante, che non si vede quasi per niente, però eccolo, che sarebbe tipo il mammut con una salita in meno. Poi qui c'è il grande teatro, che quest'anno fanno Aladdin, il musical,
e diciamo è bello il flusso di teatro perché ci sono le poltrone, insomma è proprio un teatro. E invece qui c'è il castello di Cagliostro, il famoso illusionista Cagliostro, che è uno spin coaster e un indoor roller coaster, quindi è sia al buio e sia giri su te stesso. Ci sono dei vagoncini diciamo da 4 e si entra. Due attrazioni dura circa un minuto, però è carinissimo perché si esce anche da questa specie di castello e si rientra. Una persona ha appena salutato YouTube. Allora, questo è un altro po' di olandese volante, tra poco farò vedere. Qui c'è quella che dicevo prima, che è la drop tower, alta sempre 75 metri, si chiama Mistica qui. Allora, come dicevo prima, si esce da qui, poi vabbè si rientra e è tutto scuro. Qui invece c'è l'Hunter Hotel proprio a fianco, che è un ex self-service, ristorante self-service, e praticamente è un horror house con degli attori dentro. Io sinceramente non ci sono mai entrata, però vedremo insomma di entrarci, ovviamente non nel vlog per non spoilerare, che non è giusto nei confronti di Rainbow. Questo è sempre l'olandese volante. Adesso andremo a fare la fila per Rio. Qui c'è l'entrata del Mistica, che è la drop tower. Poi qui c'è la battaglia navale, che praticamente ci sono delle barchette ci si spruzza a vicenda praticamente, proprio sul lago del vedere di Rainbow. Poi da qui c'è una bellissima vista di Shock. Noi stiamo girando intorno all'olandese volante per andare all'entrata. Qui prima facevano gli spettacoli, proprio appena aperto. E lì c'è l'entrata dell'olandese volante. Qui c'è il ristorante Il Castello, che adesso è un self-service e invece prima non lo era. Qui c'è l'entrata dell'olandese volante, in cui c'è possibile anche fare il 3D di questa attrazione, che praticamente ti mettono tipo un visore. Oggi c'è parecchia gente, però capita che di giorni non è così. Spesso c'è questo spettacolo, diciamo, fatto con l'acqua. Noi siamo appena usciti dall'olandese volante con il 3D e si vede praticamente una nave pirata, e qui c'è più diciamo curve, queste cose qua, e si vede tipo che noi cadiamo dalla nave pirata. Questa è la casa d'Orfeo, il simbolo di Rainbow, e all'interno c'è un planetario. Adesso stanno facendo anche una nuova attrazione. Noi stiamo entrando dall'altra parte dell'area Dunga per la nuova attrazione Nulua. E niente, qui c'è diciamo una piccola cascata. Poi vabbè, ovviamente l'aria Dunga ha tutti e tutte le attrazioni che c'aveva prima per i bambini, ovviamente ritematizzati a tema giungla. E niente, questa va verso la nuova attrazione. Ovviamente ci si bagna, si sta su dei tronchi, si passa nel vulcano. Qui ci sono, sono le valli che fanno vedere tutto il parco. La radura dei geyser, che è dove giocano i piccoli. Ecco Nulua, che ovviamente adesso per fortuna è aperta. Guardate che bello. Questo dicono sia il più grande playground in Italia, ovviamente sempre per i più piccoli.
Vabbè, là ci sono le tazze che girano, il ragnetto e il piccolo Brugo. Questa è la Main Street, che dicevo prima, in cui ci sono soltanto negozi. E qui prima c'era Demoni, la casa horror. Adesso l'hanno chiusa e hanno aperto l'altra casa horror, che si chiama Antred Hotel, quella che avete visto prima, in cui ci sono gli attori. Invece questa prima non c'erano, c'erano soltanto delle macchine, diciamo. Diciamo soltanto certi giri ci stava una persona che correva dietro. Siamo sull'isola volante, un'attrazione che si alza semplicemente e fa vedere tutto il panorama. E quindi è tutto rainbow, si vede anche un po' Valmonto nell'outlet, che è proprio il centro commerciale che sta qua vicino, un outlet. E l'unica attrazione su cui ho potuto fare il video, anche comunque per rispetto di tutte le altre attrazioni, che comunque non è giusto spoilerarle. Ed è qui sotto il castello di Cagliostro che vi da saluto. Se vi è piaciuto, vi raccomando, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e sotto i commenti la vostra opinione e la vostra attrazione preferita di Rainbow. Bye bye.